Vediamo un esempio di equazione goniometrica non elementare. Questo 2 sen quadro x uguale 5x più 4. Ecco, in un caso come questo, si vede innanzitutto che c'è un problema. Una volta c'è una funzione seno, una volta cos. Quello che bisogna sempre fare in questi casi è vedere se è possibile, senza usare formule troppo complicate, se è possibile trasformare tutto in un'unica funzione, o seno, cos, o se fosse tangente. Delle due conviene trasformare quella al quadrato, perché dalla relazione fondamentale sen quadro x più cos quadro x uguale a 1, sia il sen quadro che il cos quadro sono facilmente ricavabili. Per esempio, il sen quadro si ricava portando di là il cos quadro, che diventa un meno cos quadro x, e quindi 1 meno cos quadro x può essere sostituito al nostro sen quadro là sopra. Il primo risultato di questa operazione, o il risultato di questa prima operazione, è quello di avere finalmente soltanto una funzione trigonometrica. Una funzione trigonometrica, beh, intanto facciamo con gli archetti il prodotto 2 per 1, 2, 2 per meno cos quadro fa meno 2 cos quadro x. Portiamo tutto a sinistra, anzi no, siccome questo è negativo sarà meglio fare il contrario dopo. Quindi lasciamo per adesso questo uguale, o oh sì, portiamo a sinistra, poi cambiamo tutti i segni. Meno 5 cos x meno 4 uguale a 0. Meno 2 cos quadro x meno 5 cos x. 2 meno 4 fa meno 2 uguale a 0, sono tutti negativi, ovviamente cambiamo tutti i segni e mettiamo tutto più. Il primo davanti non serve. Questa è l'equazione derivata dall'originale, in cui vedo solo il cos x come funzione trigonometrica, ordinata con potenze decrescenti, quadrato, prima potenza e niente. È come un'equazione di secondo grado. Immaginiamo di chiamare, se il cos x lo chiamiamo c, per dire, una lettera sola, è evidente che 2c quadro più 5c più 2 uguale a 0 è un'equazione di secondo grado standard. Si trova il delta, che è b2 meno 4ac, che vuol dire b. Qui è il 5, no? Quindi il quadrato fa 25. A per C sarebbe 2 per 2, 4. 4 per 4, 16, quindi meno 16. E 25 meno 16 fa 9, che è combinazione, ci è andata bene, e 3 alla seconda. Se il delta è 3 alla seconda, la C 1, 2, cioè il valore dell'incognita, i due valori dell'incognita che sono soluzioni dell'equazione, sono la solita formula: sotto c'è 2a, sopra c'è meno b più o meno la radice del delta. E questa roba qua, mettendo i valori che abbiamo, diventa la b vale 5, quindi diventa meno 5. Il delta è 3 al quadrato, la radice delta è semplicemente 3, quindi qui c'è un più o meno 3, la a vale 2 e quindi 2 per a fa 4. Questa formuletta mi porta a due possibilità, una col più e una col meno. Se prendo il più, che cosa ottengo? Più 3 meno 5 fa meno 2. Meno 2 quarti, che vuol dire meno un mezzo. Se prendo il meno, meno 5 meno 3 fa meno 8. Meno 8 fratto 4 fa meno 2. Ora, questi due valori che ho trovato, meno 2 e un mezzo, meno un mezzo, tutti negativi, meno 2 e meno un mezzo, sono i valori della c nel senso del coseno. Cioè io ho trovato che cos x può valere due cose, o meno un mezzo o meno 2. Perché la nostra incognita c, nella nostra equazione secondaria, è in realtà il coseno di x. Adesso che sappiamo quant'è il coseno di x, sono due valori possibili, siamo nella condizione di equazione elementare.
In questa condizione di equazione elementare, beh, analizziamo un caso per volta e il caso del meno 2 è chiaramente impossibile. Perché è impossibile? Perché il cosseno di x come il sen, se ricordate, sono le solite funzioni oscillanti che fanno così il seno e un po' spostato il coseno e non vanno mai oltre il valore di più 1 o meno 1 come y. Quindi un coseno uguale a meno 2 è impossibile. Invece meno un mezzo è possibilissimo e si trova anche quanto corrisponde. Prendiamo semplicemente circonferenza goniometrica, si tratta di coseno, quindi corrisponde al cateto orizzontale del nostro triangolino, che se è meno un mezzo vuol dire che si trova di qua. Dobbiamo prendere una retta verticale in posizione meno un mezzo, questo coseno meno un mezzo corrisponde a questi due begli angoli qua, che sono quanto? Dunque, qui siamo nel triangolino da questa parte, se fossimo dall'altra, col coseno un mezzo, dalla tabella valori notevoli sappiamo che quello è 60 gradi, è pi greco terzi. Quindi questo angolo qua è un pi greco terzi, o meglio, cominciando da qua, perché i valori si contano da qua, dal punto Q, 60 di qua, 60 di qua vuol dire fare pi greco togliergli un terzo. Se a pi greco tolgo un terzo ne restano due terzi. Questo angolo qua è il 2 terzi pi greco. Quello sotto di terzi pi greco ce n'è 1, 2, 3 e 4. Quindi questo è un 4 terzi pi greco. Se andiamo in gradi sono 120 e 240. Quindi cosa succede? Che dal nostro coseno di x uguale a meno un mezzo scaturiscono le due possibili soluzioni, x1 uguale 2 terzi pi greco e x2 uguale 4 terzi pi greco, che poi se le voglio, a parte che c'è la dimensione della periodicità, ma se le voglio vedere come un'unica soluzione con un più e meno, il punto centrale di simmetria è il pi greco, si tratta di togliere o aggiungere un pi greco terzi. Quindi questo si può anche scrivere come, in un'unica, linea di risposta, x12 sarebbe uguale a pi greco più o meno pi greco terzi, a cui appunto bisogna poi aggiungere 2k pi greco, 2 pi greco k, quello che è. Quindi questa è la risposta, la soluzione alla nostra equazione. Non sempre l'abbiamo fatto, però sarebbe sempre opportuno fare le verifiche del caso. La verifica significa prendere la risposta o le risposte, andarle a ficcare nella primissima equazione, proprio quella dell'inizio, per verificare tutti i passaggi. Quindi prendere per esempio il caso x1 che è uguale a 2 terzi pi greco, vedere cosa succede. Messo lì, si tratta di avere 2 sen al quadrato di 2 terzi pi greco uguale 5 cos di 2 terzi pi greco più 4. Il sen di 2 terzi pi greco, 2 terzi pi greco è questo angolo qua, il sen è invece che il meno un mezzo è il radice 3 su 2, positivo perché è sopra, quindi qui abbiamo un 2 volte radice 3 su 2, attenzione perché è fatto al quadrato, uguale 5. Il coseno di 2 terzi pi greco è quel meno un mezzo che abbiamo visto, più 4. Quadrato di questa roba qua, radici di 3 al quadrato fa 3, 2 al quadrato fa 4. Quindi 3 quarti per un 2 davanti vanno via questi 2, qui fa 1 e qui fa 2. Quindi questo è un bel 3 mezzi, ok? Poi c'è uguale, meno 5 per un mezzo fa 5 mezzi, 5 mezzi più 4. Denominatore comune 2, qua c'è un 3 uguale, qua c'è un meno 5 e qui 2
4 con denominatore comune 2 diventa un 8, quindi questo è un più 8. Ora è vero che 8 meno 5 fa 3, quindi questa prima soluzione è confermata. Si potrebbe fare la stessa cosa e prendere l'x2, che abbiamo detto è uguale a 4 terzi pi greco, andare a fare la sostituzione di questo valore dentro l'equazione originale e vedere alla fine che tornano i conti.